E partiamo questa recensione di Realme 8 effettuando un piccolo unboxing che vede protagonista l'iconica confezione in colore giallo che da tempo rappresenta proprio il brand. All'interno troviamo naturalmente il cavo per la ricarica di tipo C che servirà anche al trasferimento dei dati e troviamo l'alimentatore, un alimentatore non proprio compatto, ma questo perché lui esce a 5 volt 6A 30 watt, permettendo di utilizzare la tecnologia Dart Charge che ci permette di ricaricare la batteria da uno 0 al 100% in soli 65 minuti, oppure con 20 minuti, 25 minuti di ricarica di portarlo al 50%. Oltre a questo troviamo naturalmente la manualistica, purtroppo non sono presenti i valori SAR. Abbiamo un'ulteriore confezioncina dove è presente lo spillino per la rimozione del vassoio SIM e infine la cover di protezione. Una cover in colorazione fumé che non va a nascondere i bellissimi giochi di luce che state vedendo qui sulla back cover del Realme 8, ma è davvero ben realizzata perché è rinforzata su tutti quanti i profili e soprattutto la parte qui superiore, quella che prende che avvolge il display, tende proprio a tenerlo distaccato dalla superficie in modo che se lo smartphone cade di piatto, beh, il display non viene per nulla intaccato. Detto ciò, mettiamo tutto quanto da parte e vediamo più da vicino proprio il Realme 8, davvero bellissimo. Guardate qua che stupendi giochi di luce grazie a questa back cover realizzata in policarbonato ma a doppia lavorazione. Infatti qui abbiamo per tre quarti una lavorazione semi opaca con dei piccoli puntini, mentre la restante superficie è una superficie specchiata dove è inserita questa scritta Dare to Leap che a molti potrebbe non piacere, ma a mio avviso regala iconicità proprio a questo dispositivo che può essere riconosciuto tra i tanti mille dispositivi Android presenti adesso sul mercato. Tocco di eleganza anche qui sul comparto fotografico dove abbiamo questa piastra con quattro ottiche dove la parte diciamo inferiore è a contrasto proprio con il nero e dona a mio avviso proprio un'eleganza unica. Back cover completamente realizzata in policarbonato che purtroppo l'unico difetto è quello di trattenere un po' troppo le impronte e quindi buono il fatto che ci sia una cover di protezione che servirà però unicamente a questo perché lo smartphone non è per nulla scivoloso ma soprattutto quando poggiato su una superficie piana guardate questo qui non balla minimamente e quindi questo è l'unico utilizzo che ne farete. Profilo invece realizzato completamente in metallo, dove sulla parte superiore troviamo unicamente il secondo microfono per riduzione dei rumori ambientali, mentre sul profilo destro il bilanciere del volume e il tasto di accensione. Questo può anche essere programmato con una micropressione per richiamare l'assistente vocale Google. Sul profilo sinistro invece abbiamo lo slot per le due SIM in formato nano più un terzo slot dedicato all'espansione di memoria tramite micro SD con supporto fino a 256 GB. Questo significa che potremmo tranquillamente sfruttare le due SIM senza rinunciare appunto all'espansione di memoria. Ottima cosa! Quindi da parte di Realme. Sul profilo inferiore invece abbiamo il jack per le cuffie da 3,5 mm, microfono principale, ingresso Type-C con supporto OTG ma niente uscita video e lo speaker di sistema di tipo mono. Un audio mono ma davvero potente nel volume e soprattutto ben bilanciato per quel che riguarda la gamma di frequenza sonora, quindi alti, medi e bassi. E dopo ci arriviamo parlando anche del display, o meglio, ve ne parlo già adesso perché abbiamo frontalmente un bellissimo ed ampio display con tecnologia Super AMOLED da 6,4 pollici in risoluzione Full HD+. Parliamo di un'unità con definizione quindi da 1080x2400 pixel che offre 409 ppi di definizione e una luminosità di picco che arriva fino a 1000 nits. Questo significa che il dispositivo è davvero ben visibile anche sotto luce diretta del sole. Ma vi faccio partire un video e vi do altre due specifiche. Allora, vediamo se la definizione è riconosciuta. Lo mettiamo a 1080p a 60 frame per secondo. Avete visto che c'è la tecnologia HDR e sentite l'audio che non è neanche al massimo volume d'ascolto.
Adesso, logicamente, se la rete mi assiste, comunque guardate che bellissimi colori e definizione, ma soprattutto avete sentito anche il volume d'ascolto come è ben generoso. Tornando un attimino al display, volevo dirvi che lui, oltre a riconoscere i contenuti appunto in HDR, è certificato per quel che riguarda i contenuti wideband di livello 1. Ma attenzione, perché rispetto a dispositivi come i Redmi o i vari Xiaomi, lui tranquillamente riesce a, o meglio, è riconosciuto direttamente anche da Amazon Prime Video, potendo quindi sfruttare al massimo lo streaming e quindi il riconoscimento in HD per i contenuti. Una cosa da non sottovalutare. Va detto però che lo schermo ha una refresh rate unicamente a 60 Hz, perché lui non segue le mode del momento, ma devo dire che a parte questo la fluidità di sistema, come potete vedere, è davvero davvero unica. Andiamo a cancellare vari messaggi eccetera eccetera, e è davvero bellissimo perché abbiamo dei colori super tarati e oltre a questo abbiamo proprio a livello software le varie personalizzazioni per quel che riguarda lo schermo. Oltre logicamente alla modalità scura, automatica o che potete impostare voi, abbiamo delle varie, come si dice, delle varie chicche, come ad esempio l'effetto visivo OISI, che quindi va a migliorare i contrasti e quant'altro, e potete addirittura decidere voi la modalità del colore, contrasto, eccetera, eccetera. Insomma, non gli manca proprio nulla. Peraltro lui, non ho detto prima, ma ha dimensioni piuttosto generose, parliamo di 160,6 x 73,9 x 7,99 mm di spessore ed un peso di 177 grammi, ma lui è ottimizzato al meglio anche per l'utilizzo ad una mano. Vi faccio ad esempio vedere con una piccola gesture come le icone vengono abbassate, e permettendoci quindi di poterle andare a richiamare direttamente con un singolo tocco, senza dover per forza spostare la mano e quindi il contrappeso che potrebbe far scivolare lo smartphone. E proprio a livello software, praticamente Realme ci regala, vi faccio vedere, la ultima Realme UI 2.0 basata sulla ColorOS di Oppo, con Android 11 e patch aggiornate ad aprile 2021. Non manca nulla a livello software, abbiamo la possibilità di clonare il sistema, clonare le app, abbiamo lo spazio giochi, abbiamo tantissime chicche, come ad esempio la personalizzazione. Direttamente vi faccio vedere qui. Per quel che riguarda la personalizzazione, dove possiamo cambiare gli sfondi, lo stile delle icone, il layout delle app, addirittura lo stile per quel che riguarda lo sblocco dell'impronta digitale. Infatti, come avete potuto notare, lui non ha il sensore perché è integrato direttamente qui sotto il display. E guardate con che rapidità questo viene sbloccato. Uno dei più rapidi e più precisi smartphone che offre questa tecnologia a basso costo, che ho provato ultimamente. Quindi lui fondamentalmente è un dispositivo davvero completo dal punto di vista software, ergonomico, usabile, anche perché si avvale di un processore MediaTek Helio G95, una soluzione octa-core a 2,05 GHz, a cui si accompagna la GPU ARM Mali G76. Il tutto è coadiuvato da 4 o 6 GB di memoria RAM, oppure 64/128 GB di storage interno di tipo UFS 2.1, mentre la RAM è di tipo LPDDR4X. Questo significa che possiamo giocare tranquillamente a giochi come Real Racing, Call of Duty Mobile, chi più ne ha più ne metta, senza perdita di frame e soprattutto con una giocabilità davvero estrema, perché lui fondamentalmente è quasi uno smartphone da gaming, passatemi la forzatura. Quindi inutile dire che a livello pratico, per quel che riguarda il richiamo di applicazioni, lui funziona a meraviglia. Vedete, io qua apro Facebook, anzi, andiamo a chiudere tutto quanto. Quindi apriamo di nuovo Facebook, vi faccio vedere la scorrevolezza, apriamo Instagram e guardate anche qui, apriamo, non so, WhatsApp,
apriamo ad esempio TikTok e guardate come le app girano davvero a meraviglia. Riprendiamo Facebook, riprendiamo Instagram, passiamo da un'applicazione all'altra e guardate che fluidità che c'è del sistema, davvero unica. Quindi non storcete il naso se vi ho parlato di un processore MediaTek, perché questo è davvero ben ottimizzato. Anzi, forse Realme è una delle poche aziende che riesce a sfruttare al massimo i processori di casa MediaTek. Non dovete peraltro preoccuparvi di prestazioni e quant'altro, perché Realme ha inserito un raffreddamento a liquido in rame che tiene basse quindi le temperature, quindi il processore non soffrirà mai di thermal throttling o comunque perdita e cali di performance. Quindi davvero un ottimo lavoro sotto questo punto di vista. E infatti Realme mi è davvero tanto tanto piaciuto, perché ci permette di personalizzare davvero moltissimo il sistema. Oltre a questo ci permette di registrare lo schermo. E c'ero quasi cascato per quel che riguardava il dialer telefonico, ma purtroppo non è quello di Google, ma non permette la registrazione delle chiamate. E quindi, beh, dobbiamo comunque rifarci ad applicazioni di terze parti se cercate questa funzione. A livello di connettività, Realme 8 non si fa mancare davvero nulla. Abbiamo il Bluetooth 5.2, Wi-Fi a doppia banda, abbiamo il GPS che aggancia anche i satelliti Galileo e udite, abbiamo anche l'NFC. Peraltro abbiamo pieno supporto a pagamenti tramite Google Pay, o meglio, pieno supporto a tutta la suite Google. Unica assente è la radio FM, ma questo forse è l'unico compromesso a cui dovete scendere per l'acquisto di questo dispositivo. Ottima invece la batteria, che riesce sempre sempre a performare almeno 6 ore di schermo attivo, portandovi a sera con almeno il 20% di carica residua. E cosa altro dire, amici cari? Beh, è sempre legata alla connettività. Lui aggancia tranquillamente il satellite 4G Plus e riesce a navigare in maniera velocissima. Quindi lui è praticamente uno smartphone che va contro le mode, perché appunto non offre un refresh rate elevato, non offre connettività 5G, ma è fondamentalmente uno smartphone prestante e soprattutto efficiente, cosa che invece i vari dispositivi che per offrirvi il 5G tralasciano tante cose. Lui appunto ha uno schermo AMOLED, ha un ottimo design e brilla anche dal punto di vista fotografico. Intendiamoci, non è un camerafone, e tanti altri smartphone fanno camere magari anche forse superiori per alcuni punti di vista, ma lui comunque non si fa mancare neanche questo pregio. Abbiamo qui sul posteriore infatti quattro ottiche, di cui una camera principale da 64 megapixel con apertura f1.79 e lente 6P e autofocus PDAF. Abbiamo poi un ultra wide da 8 megapixel con apertura f2.25 e field of view di 119 gradi, a cui poi vengono aggiunte due ottiche da 2 megapixel, di cui una utilizzata per le scatti in macro e l'altra per la profondità di campo, quindi l'effetto bokeh in bianco e nero. Sul frontale invece abbiamo una selfie camera da 16 megapixel, apertura f2.45, con sensore Sony MX471. Ma le cose che mi sono piaciute è proprio a livello software, innanzitutto perché abbiamo la presenza della stabilizzazione UIS, quindi diciamo di tipo ultra ma elettronica, ma soprattutto abbiamo, oltre alle varie modalità ritratto, video, foto che possono essere girati i video anche in 4K a 30 fps, abbiamo la modalità notte, abbiamo la possibilità di effettuare dei video, guardate qua, prende con la doppia visuale, e abbiamo tante altre chicche che peraltro dovrebbero essere migliorate con un futuro aggiornamento, come la modalità tilt shift, una particolare modalità che ci permetterà di andare a rimpicciolire diciamo gli scatti effettuati alle città. Adesso prendetela così, purtroppo non ho potuto provarla perché manca ancora questa funzionalità, ma a vederla sul sito è davvero una cosa molto molto figa. Dicevo però, comunque, video che vengono stabilizzati a livello digitale, ma soprattutto le foto in condizioni diurne vengono davvero molto molto bene.
anche in condizioni notturne non abbiamo questa esplosione di qualità, però devo dire che la modalità notturna in realtà ci salva parecchie foto, perché va a eliminare un po' tutto quel rumore digitale che renderebbe davvero inutilizzabile la foto anche per condivisioni sui vari social. E nel complesso è uno smartphone che si fa apprezzare in tutto e per tutto anche per il prezzo, perché lui costa su Amazon nella versione da noi in test, quindi 628 GB, intorno ai 207 euro, e a questo prezzo è vero non abbiamo il 5G, ma chi se ne frega, perché abbiamo tutto quanto invece quello che possiamo ricercare, a partire ad esempio, e ve lo faccio vedere qua, dal fatto, e sarà una banalità voi forse direte, al fatto che abbiamo il sensore di prossimità che praticamente, vedete, lui funziona, a differenza di Redmi Note 10 5G che in realtà non funziona, e quindi già solo per quello è uno smartphone che sconsiglio. Lui invece funziona in tutto, è fluido, è stabile, è efficiente, funziona la camera selfie, abbiamo delle animazioni, peraltro guardate qua quando passiamo sulla camera selfie, abbiamo delle animazioni dedicate, insomma è uno smartphone che si fa apprezzare sotto ogni punto di vista. Abbiamo una nota di freschezza con la Realme UI 2.0 che non è diciamo più con lo stile orientale, ma si avvicina molto ai gusti di noi occidentali, e quindi a questo prezzo difficile chiedere di più. Certo, magari forse un trattamento oleofobico sarebbe stato migliore per questo dispositivo, ma d'altronde non possiamo pretendere quanto di più. Probabilmente vi ho elencato tutto, magari qualcosa l'ho dimenticata, e quindi vi invito a scrivere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo smartphone, o se avete dubbi a riguardo io sarò lieto di rispondervi. E quindi ragazzi, non mi resta che chiedervi iscrizione al canale, un bel like al video, e ricordarvi che sempre in descrizione, oltre al link all'acquisto, troverete anche il link alla recensione testuale. Per Emanuele è tutto, direi di salutarci qui e darci appuntamento a un nuovo video. Ciao!